Ciao ragazzi, faccio questo video unboxing in realtà non programmato, ma oggi ho ricevuto una bellissima sorpresa. Mi è arrivato un pacco enorme con queste cosine che io ho iniziato a sbirciare e poi siccome c'era una cosa troppo bella, ho deciso di fare un video unboxing per mostrarvi tutto quanto come arriva impacchettato perché è troppo carino. Allora, intanto nella scatola c'erano queste mega paillettes che sono carinissime, io non le avevo mai viste, ma sono veramente carine, giganti. E qui c'è una letterina di accompagnamento con insomma due righe affettuose. Questa è mia esclusiva, non ve lo leggo e vi faccio vedere. Allora, c'era un bigliettino che adesso sarà rimasto di là. Comunque, io qui ho letto quello, insomma, il contenuto e ve lo mostro e poi vi faccio vedere anche con che cos'altro lo utilizzerò. Allora, non ho detto la cosa più importante. Il mittente di questo pacchetto si chiama Laura. Di Laura io feci un video già l'estate, no, un annetto fa, era 2 estati fa. Laura, lei la trovate su Facebook, con il suo nickname La Plannerina. Vi metto in ogni caso il link qui sotto e guardate il ben di Dio che mi ha mandato. Io già quando ho visto quest'altra cosa avevo già capito di cosa si trattava. Intanto tutta questa velina rosa è stupenda. Allora, ecco, forse era questo che ho rinfilato dentro. Allora, è una meraviglia. Allora, già quando ho visto gli occhietti, le ciglia, avevo già capito. Io poi avevo già visto le sue opere, insomma, su Facebook, ma riceverle è stata veramente una sorpresa gradita. Allora, comincio da questo perché poi ci sono tutti gli accessori. Facciamo così. Sto facendo una confusione. Allora, qui c'è il pezzo forte, ma qui di pezzi forti ce ne stanno 3.000. Allora, guardate che meraviglia. Laura in quell'altra occasione mi mandò sempre un Traveler's Notebook in carta plastificata. Cioè, Laura ne è fatta di strada, cioè sei cresciuta e ti sei migliorata tantissimo perché quello era molto carino, ma questo è stupendo. Allora, guardate che meraviglia. Allora, Traveler's Notebook. Questo materiale è cioè simula la pelle, una similpelle martellata. Qui c'è questa cosa che è. Dunque, io non me lo sono fatta spiegare che materiale è. Comunque è tutto luccicoso, ma non è una cosa semplice glitterata, perché qui sembrano quasi delle pietruzze. È carinissimo. Lei qui ha messo un ciondolino, un cuoricino, e poi l'interno è proprio la chicca. Guardate che meraviglia. Allora, questo materiale qui è un materiale. Allora, questo non è tessuto, questo comunque è materiale plastico, ma la fantasia è meravigliosa con questi unicorni. Anzi, aspettate che io acciuffo qua dal cestino delle meraviglie, cioè questa me l'ha fatta mia sorella. Queste cosine le trovate su Planner Fun Kit. Apro e chiudo parentesi. Allora, il Traveler's Notebook è carinissimo. Ma bello, 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 bello. Poi questo rosa cipria. Sì, è un rosa cipria, è meraviglioso. Visto che era poco, ha pensato bene di mandarmi, oddio che bello, di mandarmi anche 2 inserti. Queste cose naturalmente le fa lei, fa tutto quanto lei e è brava. Che vi devo dire, ragazzi, è veramente brava. Allora. Emozionatissima. Che poi lei tutto questo lo fa per sdebitarsi di un regalino che io le mandai all'epoca, che era una cosa proprio piccola, quindi adesso io sono di nuovo in debito con Laura. Allora, guardate che bello. Sì, magari per il verso giusto. Allora, questo è proprio
L'unicorno, è lui, è l'unicorno, la ghirlandina di roselline, gli occhietti chiusi con le ciglia, è bellissimo. Questo è un inserto bianco, anche questo immagino, sì, e la fantasia della carta è carinissima. Lui, poi, visto che era poco, visto che il pensierino doveva essere pensierino, ma accidenti, questo è un regalone. Lei ha messo anche questo cordino che è sì, un bookmarker carinissimo, perline, pietra, pietruzze. Questi sono quelli che vanno messi, per intenderci, così, e che penzolano. Certo, magari messo con un po' più di cura, Daniela. Dopo me lo sistemo. Vanno tantissimo ed è molto 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 carino. Bello, no, carino. Io dico carino, ma per me carino è equivale a bello. Poi ci sono queste cose che sono dei tab, mi pare, o dei segnapagina forse. Carinissimi anche loro e utilissimi. Principalmente, venite fuori. Eh sì. Allora, io questi li voglio piegare dopo con calma, però per farvi capire è un segnapagina. Diciamo sì, segnapagina, tab, chiamatelo come vi pare. Voi lo mettete, create, si possono creare delle dashboard e farli spuntare. Carinissimi. C'è la scritta note, c'è la scritta week, c'è la scritta month, mese, e c'è la scritta to do. Carinissimi. Belli, di questi gliene potrei commissionare qualcuno dietro pagamento perché sono utilissimi. Poi, altro segnapagina, cioè questo è un segnapagina vero e proprio. Così, sempre la fantasia dell'unicorno, la scritta Today in d'oro. Meraviglioso, ma bello bello bello. Fanno piacere questi gesti, ma tanto piacere. Poi c'è il charm. Avevo visto un moschettone, sì, eccolo qua. Charm carinissimo anche lui, che riprende il rosso, il nero, il rosa del Traveler's Notebook. È bello, bellissimo. Questo è da settare immediatamente. Ok, e questo era il contenuto di un pacchetto, che è tantissima roba, ma proprio tanta, tanta, tanta. Stupendo. Poi c'era anche questo, quest'altra cosina. Apriamola perché qui proprio non lo so che c'è. Questo è chiuso. Allora. Non voglio essere troppo violenta. Mega brillantone. Allora, vediamo un po' che c'è qui. Oh, che carino. Allora, cominciamo con fiorellino. Questo fiorellino, questa è una rosellina fatta in adesso, ora che recupero il termine, arriverà notte. Adesso mi aiutate voi. Questo tessuto, sì, è tessuto, questo tessuto un po' grezzo, è carinissima.
Rosellina. Io poi in questo periodo sto in fissa con i fiori, chi mi conosce sa perché. Quindi queste sono sempre sue creazioni, questa è sempre una sua creazione ed è un fiocchetto. Io ogni tanto sparisco dall'inquadratura, ma ok, questo è un charm delizioso. C'è il fiocchettino, il fiorellino, tutti questi fiorellini appuntati davanti. Carinissimo. Carino. Poi, oh no, che carino, col nome. Oddio, che meraviglia. Questa è una carta, una card plastificata e carinissimo, troppo bello, personalizzato col nome, stupendo, grazie Laura, un bacio, cioè veramente, non ho parole. E poi, mamma mia, ancora, aiuto, qui c'è un cordino. E qui ci sono, allora il cordino immagino sia di ricambio per quello là, e qui ci sono altri tre inserti, quindi c'è il setup è completo, cioè io sono senza parole, ma veramente, altri tre inserti stupendi. No, oddio, questi sono... Allora, quelli erano bianchi, adesso svengo. Questi sono dentro decorati. No, vabbè, Laura, accidenti. Allora, sfogliamoli insieme perché per me è una sorpresa, come per voi. È meraviglioso. Allora, qui c'è una vista mensile, quindi questa è tutta una vista mensile. È stupendo. È stupendo. Meraviglioso, cioè io chi riesce a fare queste cose proprio chapeau. Quindi questa è la vista mensile, questo è la vista settimanale, qui ci sono tutte le settimane perpetui, quindi c'è il primo spazio per le note e poi ci sono i giorni della settimana, lo spazietto con una piccola flag, diciamo, per mettere il numero, ed è tutto così, con queste rose delicatissime. No, vabbè, stupendo, stupendo. Questo, ancora fiori, e dentro è bianco. Ok, questo c'ha una taschina, taschina qui e taschina qua. Meravigliosi, cioè praticamente un setup completo, ma proprio completo, completo, che più completo di così si muore. Allora ti aggancio dopo, anzi io questa dopo, quando l'ho settata, tutta sistemata, pettinata, caruccia, tiro fuori anche tutte le mie clip, ve la mostro come viene. Ma è bellissimo, cioè andate a visitare la pagina, il gruppo Facebook La Plannerina di Laura, io vi recupero tutti i link qui sotto, e qui nel frattempo ho combinato un macello, ma era veramente un mare di roba. Laura, io ti ringrazio tantissimo, è tutto stupendo, e che vi devo dire, cioè non, meraviglioso, bellissimo. Stupendo, io vi rimando sicuramente a un video di setup completo con clip, clippine e tutto quanto, e ripeto, vi metto i link qui sotto, ringrazio ancora Laura, un bacione e un bacione a tutti voi che avete visto il video, ciao ciao!